report di IntegreSim, la seconda edizione sulle piccole e medie imprese quotate sull'Euronext Growth Milan di Piazza Affari. Io diciamo lascerei direttamente la parola a voi, inizierei partendo da quelli che sono i nodi che sono stati un po' indagati in questo report. Primo tra tutti vi è indubbiamente un nodo fondamentale, che è quello della mancanza di incentivi. La mancanza di incentivi soprattutto per attirare sia nuove società che vogliono quotarsi e quindi entrare a far parte del listino, sia nuovi investitori, soprattutto investitori istituzionali e professionali. Lascerei in questo momento la parola innanzitutto al capo del Corporate Finance di IntegreSim, Francesco D'Antonio, che ringrazio innanzitutto, e partirei col chiederti qual è il punto fondamentale della ricerca su questo aspetto e qual è soprattutto la vostra proposta per risolvere questo problema. Grazie a tutti. Beh, questo 2023 è stato un anno non facilissimo, caratterizzato da un'inflazione, come tutti sappiamo, tassi di interesse alti. Ciò nonostante, le società delle GM, che poi sono il tessuto industriale italiano delle piccole e medie imprese, hanno reagito bene, hanno dimostrato resilienza, hanno reagito con nuove strategie di diversificazione di prodotto e di processi, con innovazione tecnologica e dando una forte spinta alla sostenibilità. Dovreste vedere la slide 2, hanno sostanzialmente aumentato le società sulle GM la loro crescita in termini economico-finanziari e quindi in termini di crescita dei loro fondamentali. Questo ha consentito loro, in questo scenario di grande incertezza a cui si sono sommate l'inflazione, tassi di interesse, turbulenze geopolitiche, quote di mercato sempre crescenti. Ciò nonostante, se vai alla slide dopo, grazie, ciò nonostante il mercato ha continuato a crescere. Abbiamo visto purtroppo un circolo che qui rappresentato, che ahimè è un circolo vizioso, perché abbiamo assistito a una bassa liquidità per l'effetto spiazzamento dei tassi di interesse per l'inflazione, poche società quotate e quotande, i prezzi sono stati comunque molto volatili, i bassi volumi di scambio hanno incrementato questa volatilità dei corsi azionari e naturalmente non c'è stata una partecipazione attiva degli investitori istituzionali come negli anni precedenti. Questo circolo appunto vizioso ha di fatto un poco minacciato la crescita di questo mercato e la sua sostenibilità. Come tutti sappiamo è un mercato estremamente importante perché l'espressione finanziaria del tessuto industriale italiano rappresentato appunto dalle piccole e medie imprese. È quindi importante dal nostro punto di vista, oserei dire imperativo, adottare delle misure concrete e strutturali per questo mercato, che poi non è altro appunto che il riflesso finanziario dell'economia italiana, quella che è veramente la spina dorsale resiliente del nostro paese, no? Quindi tutti quegli strumenti di agevolazioni, sia di natura fiscale, sia di intervento diretto dell'economia da parte dello Stato, fondo di fondi, sappiamo che si sta discutendo di un fondo di fondi, l'importante su questo ci preme sottolineare alle istituzioni la rilevanza del focus dell'investimento del fondo. Il fondo di fondi deve investire realmente nelle piccole e medie imprese, quelle che rappresentano il tessuto industriale italiano, che non sono le big corporation come tutti sappiamo, che pure sono molto importanti, ma il nostro paese è fatto da un'economia diversa. Nello stesso tempo incentivi di natura fiscale che possono favorire gli investimenti sia da parte di investitori istituzionali, quali per esempio i fondi pensione, le casse di previdenza, i fondi assicurativi, quindi incentivi di natura fiscale da questo punto di vista, ma anche incentivi sul capital gain da parte degli investitori che detengono le partecipazioni. Nello stesso tempo rendere ovviamente strutturale il credito d'imposta relativo alle spese dell'IPO, come avviene in altri paesi, come avviene in Francia. Anche il cosiddetto fondo dei fondi, diciamo, in Francia è promosso dalla Cassa Depositi e Prestiti francese ed è promosso anche dalle assicurazioni. Questo sostanzialmente in grande sintesi i nostri suggerimenti.
sappiamo che ci sono delle iniziative in corso e siamo ben felici che queste nostre indicazioni vengano recepite. Per fare una breve sintesi, noi siamo, come sapete, il leader in Italia, si gira la slide, si vede, e siamo un portatore appunto della maggior parte delle imprese quotate in Italia. La nostra mission è quella di fornire soluzioni finanziarie integrate e ottimali per tutte le piccole e medie imprese italiane per quanto riguarda la finanza straordinaria. Siamo leader di mercato sulle GM come EGA con circa il 30% della market share e abbiamo oltre il 24% di mandati di specialisti. Abbiamo quattro competenze integrate che agiscono in sinergia tra di loro. Siamo il cosiddetto one stop shop per le imprese che si avvicinano a noi e che hanno bisogno di crescere. Siamo molto specializzati sulla piccola e media impresa italiana e abbiamo la divisione corporate finance di cui sono responsabile, la divisione equity research di cui il dottor Mattia Petracca è qui vicino a me responsabile, l'area equity sales and trading e l'area digital marketing, che insieme tutti e quattro come pilastri cerchiamo di servire alle esigenze delle imprese italiane, e siamo, devo dire, investiti di questa missione che riteniamo essere a valenza istituzionale per noi. Grazie. Prego. Grazie, intanto ci ha raggiunto anche l'onorevole Centemero. Giustamente il dottor D'Antonio ha dato un po' di spunti, io però prima di passare la parola ai nostri onorevoli darei innanzitutto la parola all'Equity Research di Integresim, Mattia Petracca, che ci racconta un po', diciamo facendo un brevissimo riassunto, quelle che sono le principali evidenze che poi sia da un punto di vista principalmente macroeconomico che poi di quelli che sono gli scenari futuri, ma anche di quelli che sono, come abbiamo detto finora, gli investitori che ci sono effettivamente tuttora sul listino delle piccole e medie imprese, insomma le principali evidenze dell'analisi. Ti lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo strutturato un report su tre capitoli. Il primo capitolo è quello dell'analisi dei dati storici, studiando appunto i bilanci di esercizio di tutte le società quotate su EGM. Innanzitutto, una prima mappatura, attualmente sono presenti 206 società per una capitalizzazione aggregata al 31.5 di 9,4 miliardi. I settori più rappresentati sono quello industrial, il consumer discretionary e il technology. Diciamo questo come prima mappatura di mercato. Il nostro studio poi è stato quello di analisi di bilancio. L'evidenza principale è quella che, a differenza di quanto emerso lo scorso anno, dove era presente una crescita dei ricavi ma un rallentamento in termini di marginalità, quindi una crescita meno proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi, invece nell'anno 2023 c'è stata un'inversione di rotta, cioè che l'EBITDA è cresciuto di più rispetto ai ricavi e quindi l'EBITDA margine ne ha beneficiato, segnando un segno più 0,3% contro il meno 0,7% dello scorso anno. Quindi molto bene, perché c'è un ritorno alla marginalità. Ovviamente l'anno 2022 era stato caratterizzato da aumento dei costi delle materie prime, inflazione su una serie di attività, dall'energia appunto alle materie prime, mentre nel 2023 la situazione si è un po' più stabilizzata, ma soprattutto le società sono state in grado di ritornare a una profittabilità cercando appunto di rispecchiare quelli che sono anche il loro listino merce, listino prodotti, per essere appunto aggiornato in tal senso. La nostra analisi poi è andata ad analizzare appunto quello che è stato l'evoluzione delle valutazioni di queste società, sia da un punto di vista di valutazioni come multiplo sulle sales e sia come multiplo sulle EBITDA. L'analisi non è particolarmente positiva. Per quanto riguarda il multiplo EV sales, è diminuito, continua a diminuire. Dal 2020 il multiplo è diminuito di oltre il 35%, è diminuito di oltre appunto, 15% rispetto allo scorso anno, e già da inizio anno ha perso un ulteriore 10%. Sicuramente non è positivo, perché comunque da un punto di vista di fondamentali le società continuano a performare bene, lo vediamo, la crescita mediana delle revenues continua ad essere comunque a doppia cifra, mentre le valutazioni restano un po' lì, insomma non si riesce a recuperare in termini di valuation, e questo lo vediamo anche di più, direi, sull'analisi dell'EBITDA, perché da un punto di vista di EBITDA il multiplo è diminuito di oltre 40 punti, continua a diminuire
rispetto allo scorso anno e anche rispetto a inizio anno. Poi la nostra analisi è andata anche nel capire quelle che sono le aspettative del prossimo biennio da parte degli analisti che coprono il mercato. Nei prossimi due anni ci si aspetta ancora una continua crescita da un punto di vista di revenues, anche in questo caso doppia cifra, ancor meglio la crescita delle marginalità, quindi della profittabilità delle aziende, a testimonianza del fatto che le aziende italiane sanno lavorare molto bene. Quindi si ritorna a un ritorno significativo in termini di marginalità e di profittabilità. Ci sono alcuni settori che ovviamente sono meglio rappresentati, sono meglio apprezzati da parte degli investitori. Sicuramente il settore technology, soprattutto per la spinta delle nuove tecnologie, è quello che rappresenta un po' meglio quella che è la crescita attesa sia in termini di ricavi sia in termini di marginalità, però ce ne sono anche altri che pian piano presentano degli elementi comunque molto interessanti. Poi la nostra analisi, controllo un attimo le slide, che mi sono un attimo perso con le slide, scusate. La nostra analisi è andata anche a verificare quello che è l'attesa in termini di upside potential da parte degli analisti. L'upside potential è il rapporto tra il fair value dei titoli azionari quotati e effettivamente il prezzo attuale dei titoli. Lo scorso anno questo indice era pari a 70%, in questo caso è quasi 80%, a testimonianza appunto che le società in termini di fatturato, in termini di fondamentali sono cresciute molto, ma la valutazione non ha seguito e non si è apprezzata come avrebbe dovuto. Il terzo invece capitolo del nostro report è un focus su quelli che sono i principali investitori di mercato. Innanzitutto anche qua partiamo con una prima mappatura rispetto al 2023. In generale vediamo meno attori coinvolti sia in termini di investitori istituzionali sia in termini di fondi di investimento, come anche il controvalore totale degli investimenti che hanno loro in portafoglio è decisamente diminuito, passando da 940 milioni a 550 milioni. In parte questo elemento di differenziazione, di disruption rispetto allo scorso anno è dovuto ad attività di delisting, di market transfer, di società ad altissima capitalizzazione, ma comunque è un trend che in qualche modo deve essere fermato o comunque invertito e contenuto. Come i principali fondi che attualmente, cioè in termini di area geografica, sicuramente l'Italia è il primo paese in termini di fondi come market value, seguito da Francia, United Kingdom, mentre il Regno Unito, gli United States è il primo paese extra UE, che è extra Europa, che investe sul nostro mercato. La cosa però particolarmente interessante è che la maggior parte dei fondi di investimento internazionali, circa il 40%, sono interessati a società che rappresentano soltanto il 12% di quelle quotate, cioè quelle a capitalizzazione superiore a 100 milioni, mentre il restante 88% delle società quotate non è presidiato, non è di forte interesse per gli investitori istituzionali extra europei, o comunque internazionali in generale, quindi occorrerebbe incentivare gli investitori locali in qualche modo. Un'altra evidenza, poi abbiamo ovviamente mappato un po' tutti quelli che sono gli investitori di mercato, sia in termini di market value, di investimenti fatti sulle GM, e sia in termini anche di percentuale di incidenza del loro portafoglio su società di EGM. La cosa interessante, a differenza di quella dello scorso anno, che mentre l'analisi delle performance dei top 18 fondi che avevano appunto un'incidenza maggiore su società delle GM rispetto al totale del loro portafoglio, mentre lo scorso anno registrava appunto una performance negativa di meno 16 punti percentuali in termini di performance, lo scorso anno ha registrato una timida ma comunque positiva inversione di marcia, registrando appunto un 3.6 come risultato. Conclusione del nostro report, brevemente appunto, come dicevo prima, i fondamentali delle società
continuano ad andare bene, le società crescono in termini di fatturato ma anche e soprattutto in termini di marginalità, questa crescita è attesa anche e soprattutto nel prossimo biennio. Gli analisti continuano a stimare una netta differenza tra quello che è il fair value e quello che è il prezzo attuale delle azioni, che è sempre crescente, e l'illiquidità ovviamente danneggia questo mercato e anche l'appeal che può avere il mercato nei confronti soprattutto degli imprenditori italiani, che vedono le valutazioni essere molto sacrificate. Di contro però migliorano leggermente le performance dei titoli, dei fondi, che potrebbero andare secondo me molto meglio con una valutazione adeguata di quelle che sono le società presenti sul mercato. Più coerente, appunto, sì. Grazie dottor Petacca, è stato sicuramente illuminante da questo punto di vista. Allora, abbiamo parlato di multipli in calo, di valutazioni che di fatto sono depresse un po' dalla mancanza di liquidità, e qui abbiamo al tavolo le istituzioni. Eravamo un anno fa qui a parlare di DDL Capitali, che poi abbiamo visto aver avuto un po' il suo corso. Ad oggi si parla invece di questo famoso fondo salva borsa, quindi un nuovo step che probabilmente l'Italia, su cui il governo è al lavoro. Io darei la parola all'onorevole Giulio Centemero per parlare un pochettino intanto di quanto è stato fatto finora, perché è inutile dirlo, qualcosa è stato fatto, però qualcosa si deve ancora fare. Quali sono i prossimi passi? La ringrazio per l'organizzazione, ringrazio tutti per l'invito e per avermi dato la parola. Guardi, su quanto fatto mi soffermerò molto poco, perché sono sicuro che già lo conosciate. Partendo dalla preistoria, arrivando fino ad oggi, il bonus IPO chiaramente che ha dato una spinta al primario, coprendo un po' una parte delle spese della consulenza per quanto riguarda le quotazioni. Dopodiché sì, la legge capitali, che era stata annunciata proprio in questa sede, che è diventata realtà, si parlava del DL, adesso è legge, e addirittura c'è una delega per la riforma del TUF, una riforma che mi auguro sia fatta bene, perché se questo è il caso, allora ne godremo per i prossimi 15 anni. Lo spirito della legge capitali, e immagino anche quello della riforma del TUF, che insomma è una norma secondaria, quindi non è discussa direttamente in Parlamento, poi dovremo dare i nostri pareri, è quello sicuramente di mettere nel toolbox delle imprese italiane gli stessi utensili che hanno le imprese in altri stati, in particolar modo quelli comunitari, perché abbiamo visto una fuga di quotate verso geografie più favorevoli, no? Come l'Olanda. Abbiamo visto ad esempio che col voto maggiorato in Francia si è fatto politica industriale su Stellantis, no? Quindi anche noi dobbiamo avere gli stessi utensili. Poi un altro tema è quello di chiedersi se siamo in grado di utilizzarli, però questo insomma dobbiamo farci un esame di coscienza noi, gli operatori, e magari vedere anche un po' quello che avviene negli altri paesi. Punto importante, c'è anche tutta una parte dedicata all'educazione finanziaria, che vedo agire non solo sulla domanda ma anche sull'offerta, perché se in paesi con cultura simile alla nostra i piccoli risparmiatori però investono molto meno sulle equities, allora dobbiamo porci una domanda, è un fatto anche culturale, cioè spesso e volentieri i nostri risparmi li mettiamo sulla nostra azienda oppure che ne so, li mettiamo in banca, li lasciamo in contanti in banca, andiamo sul debito e via discorrendo. Quindi è un tema culturale, quindi educazione finanziaria si inserirà all'interno dell'educazione civica grazie sempre alla legge capitali. Il prossimo passo, quindi, io ho sentito nella relazione parlare tanto di multipli, di valutazioni, è chiaro che c'è un tema anche di concorrenza tra public e private equities, no? Perché se il private equity offre di più in termini di multiplo, è ovvio che si tende a scegliere più quella strada rispetto che a quella della borsa, che è un peccato. Cosa manca? Manca la liquidità, no? Sta bastando dire. Quindi un pochino si è fatto con qualche modifica ai peer, concedendo la possibilità di possedere più di un peer. Quindi chi è già avvezzo allo strumento, visto che il rosso del mese scorso è stato inferiore a quello dei mesi precedenti, è ovvio che eravamo in una situazione di scadenza, bisognerà arrivare anche a una situazione in cui ci siano dei peer evergreen, però l'idea di
di intervenire con il patrimonio rilancio che è stato stanziato, poi non è stato utilizzato un granché, diciamoci la verità, perché è stato stanziato in un momento in cui per la carità era necessario, c'era Covid, ma il regolamento era un po' stringente. Quindi una modifica con norma primaria del regolamento del patrimonio rilancio che consenta di investire su società quotande, quotate, sia sugli MTF, si parla sempre di Smid Caps, quindi si può parlare anche di altri listini rispetto a Euronext Growth, però comunque si parla sempre di Smid Cap e comunque è un'azione di sistema che va a portare liquidità sul mercato attraverso una compartecipazione pubblico-privato e con anche un lock-up da parte pubblico di 5 anni, in modo che le aziende possano crescere. Quindi hai un investitore paziente con te che mette fino al 49% del fondo, il RAF ovviamente si mitiga e si può ragionare e soprattutto l'idea è anche quella di creare una classe di gestori che possano attrarre i risparmi internazionali in Italia. Quindi è ancora una volta un tema anche culturale. Grazie. È un tema indubbiamente culturale e per questo l'educazione finanziaria, come diceva giustamente lei, è fondamentale. Io andrei invece dall'onorevole Stefanazzi, al quale direi, intanto vorrei sentire la sua su quali sono secondo lei i prossimi passi da questo punto di vista, anche perché l'Italia sta facendo dei passi avanti, ma si dovrà comunque un po' allineare a quello che è poi lo scenario europeo di cui facciamo parte, dove diciamo c'è sempre in ballo un po', siamo in lavorazione su quello che è il mercato unico dei capitali. Come si fa a fare in modo che l'Italia sia pronta poi per questo mercato? Sì, grazie a tutti, grazie per l'invito agli organizzatori di questo momento di riflessione. Non vi nascondo che quando ho letto il report ho avuto un momento di preoccupazione, perché è oggettivo che l'impressione che il sistema si stia avviluppando e non riesca a trovare una condizione per realizzare quello che ci siamo detti un anno fa esattamente, che immaginavamo potesse essere in qualche modo avviato attraverso l'attività anche di carattere normativo che era stata messa in campo. Condivido quanto detto dal collega Centemero rispetto all'importanza in questa fase storica della delega sul TUF e sarà, credo, immagino dovrà essere un momento di riflessione collettiva e di partecipazione, un percorso che non voglio essere eccessivo, ma potrebbe essere uno spartiacque definitivo rispetto al futuro, soprattutto delle PMI. In tutta onestà ho l'impressione che il legislatore proceda in maniera ancora un po' confusa rispetto agli obiettivi, e questo non è un tema di parte politica, credo che sia proprio un tema di cultura politica rispetto legata ai temi di cui stiamo parlando. Giulio ha fatto riferimento al voto maggiorato, però per esempio non si è aperta una discussione sui rischi che in un sistema debole come questo nel nostro paese il voto maggiorato può avere rispetto alla capacità di negoziare, no, per una piccola e media impresa con un investitore, che il quale chiaramente farà scontare alla PMI il tema del voto maggiorato, e quindi in un contesto così debole probabilmente non si è approfondito un passaggio che funziona in altri paesi, ma in contesti economici e finanziari completamente diversi. Ma per esempio faccio, giusto per citare qualcosa di recente, anche nel provvedimento che discuteremo settimana prossima di L coesioni c'è un tema, per esempio, che ci dà l'idea un po' della confusione che regna. Quando si definisce un sistema incentivante per chi realizza autoimprenditoria nel settore tecnologico, ma lo si lega al fatto che lo stesso debba essere disoccupato. Credo che sia una contraddizione in termini colga probabilmente la confusione che c'è rispetto all'analisi del mercato e anche delle opportunità che questo mercato, soprattutto quello legato alla tecnologia, garantisce. D'altra parte, se andiamo a guardare l'analisi, è emblematico che
a parte il rapporto che è stato evidenziato essere, diciamo, favorire real estate technology, però diciamo, è altrettanto evidente che il terzo settore è l'energy e l'utilities, quindi continuiamo ad avere una propensione al rischio inesistente, perché ci buttiamo su settori oggettivamente più tranquilli e trascuriamo come sistema paese tutti quei settori nei quali peraltro le PMI italiane hanno investito in maniera significativa in questi anni, hanno realizzato investimenti importanti e si sono messi portati su frontiere tecnologiche di tutto rispetto a livello internazionale. Non siamo riusciti per esempio a incidere ancora sul tema del trasferimento tecnologico e quindi non siamo riusciti a dare una normativa integrata che consenta di ricondurre a sistema attraverso dei centri di trasferimento tecnologico nazionale l'enorme quantità di attività di ricerca che viene realizzata in questo paese. E poi, e credo che sia il peccato originale che non riusciamo ad affrontare, non siamo ancora in grado di dare ai pur numerosissimi fondi pubblici che si agitano sul mercato, si muovono sul mercato italiano, una linea di condotta che individui un'area di investimento e persegua diciamo, questo scopo in maniera massiva. Perché se è vero che poche settimane fa abbiamo fatto il punto con un interessante momento di riflessione sulle biotecnologie, sul biotech, se è vero che esistono N centri di potenziale investimento, è altrettanto vero che gli stessi hanno ammesso di andare in ordine sparso, in maniera non coordinata, e di scegliere sostanzialmente settori anche molto eterogenei fra di loro, e di non avere poi, e questo è stato ammesso un po' da tutti, se parliamo appunto di intervento pubblico, una struttura di exit pubblica che consente sostanzialmente poi a evidentemente un paese, come diciamo sempre, ha una scarsa propensione al rischio, di avere evidentemente una guida che serva quantomeno a far crescere un mercato che poi immaginiamo, una volta immessa liquidità, possa poi generare, come è stato detto, cioè un circolo virtuoso. Quindi ci sono tutta una serie di questioni aperte che credo è compito della politica affrontare in maniera congiunta. Però alla base c'è sempre quello, continuo a dire, che quello che ci siamo detti esattamente un anno fa, e c'è un tema proprio di capacità di comprensione del settore, comprensione delle esigenze delle nostre PMI e di anche un'attività di indirizzo delle tante risorse finanziarie pubbliche che sono in questo momento a disposizione. Io quello che voglio dire e concludo, e lo dico diciamo credendoci, questo non è un tema che ci divide sotto il profilo ideologico. Noi abbiamo, credo, un interesse condiviso, e che il sistema, e questo vale per tutti, anche per voi, è che il sistema non è in efficienza, e quindi questa mancanza di efficienza del sistema poi si riflette su tutti gli attori di questo, del sistema stesso. Grazie onorevole Stefanazzi. Giustamente diceva, c'è una difficoltà di comprensione del settore, e siamo qui oggi proprio a volerlo un po' raccontare, no? E Integre sì, me lo racconta, lo fa tutto l'anno, poi ci troviamo annualmente qua a nuovamente raccontare un po' quello che fate, e per questo vorrei chiedere al dottor D'Antonio di farci magari proprio un racconto di qual è lo stato d'animo degli investitori che voi poi incontrate giornalmente, delle società che poi portate in borsa, che vi esprimono, immagino, delle perplessità. Ci raccontiamo quali sono effettivamente. Assolutamente. Dunque sì, lo stato d'animo è una domanda difficile, perché sono stati d'animo complessi. In generale è uno stato d'animo controverso, no? Da una parte l'imprenditore attratto dal mercato finanziario, dalla capacità di reperire risorse, dalla visibilità, dall'accelerazione della sua crescita. Dall'altro lato, specialmente per quelli quotati, e quelli quotati parlano con quelli quotandi, esprimono grosso rammarico quelli quotati per le valutazioni. Il report evidenzia chiaramente come sostanzialmente i multipli
esprimono un fortissimo sconto sulle valutazioni, quindi vuol dire che le aziende hanno dei fondamentali solidi, sono resilienti, continuano a crescere nonostante tutta una serie di difficoltà anche geopolitiche oltre che macroeconomiche, e comunque il loro valore in borsa non rispecchia i loro fondamentali. Allora è chiaro che, come diceva l'onorevole Centenaro prima, c'è un po' una concorrenza tra il private equity e il public equity, perché il private equity, quando nel mondo diciamo non quotato scopre che le aziende del settore vanno a 7-8 volte le EBITDA se le vogliono comprare, poi vanno a vedere in borsa aziende dello stesso settore magari più redditizie quotano a 3 volte le EBITDA, 4 volte le EBITDA, no? Quindi il tema è proprio come creare un'attenzione, una liquidità, un flusso di denaro stabile, costante, di capitale paziente per queste aziende, quindi per il tessuto italiano, e sostanzialmente io credo anche per l'incremento del PIL, perché marginalmente N società quotate danno un contributo al PIL in termini sicuramente marginali, ma lo danno, questo è innegabile, mi sembra. Quindi un stato d'animo controverso, sono imprenditori resilienti, inevitabilmente ottimisti e fiduciosi per il futuro, perché se no non lo fai l'imprenditore in Italia, che è il mestiere più difficile che puoi fare nel nostro paese, e speriamo che si convincano sempre più imprenditori ad affacciarsi al mercato dei capitali. Chiederei agli onorevoli, abbiamo detto tutto quello che non siamo in grado di fare, e abbiamo detto che c'è un problema culturale, abbiamo descritto quello che invece pensano le imprese. Vi posso chiedere veramente in una battuta ad ognuno di voi due se ci date uno spiraglio da qui al prossimo anno, da qui alla fine dell'anno, cosa possiamo fare, che cosa si può fare, cosa la politica farà e può fare. Torno a dire, la discussione intorno alla delega sul TUF è fondamentale, è determinante e dovrà essere necessariamente oggetto di discussione ampia nel Paese. Rispetto ai temi di cui parliamo oggi, in attesa appunto si spieghi la delega, è chiaro che secondo me dovremmo interloquire con i soggetti istituzionali che detengono risorse che devono essere utilizzate appunto sul mercato, perché queste risorse vengano utilizzate per generare quella liquidità che sono certo determinerà un circolo virtuoso. Siamo alla vigilia della conferma appunto dei vertici di CDP, quello sarà un passaggio di cui anche la nostra commissione credo dovrà farsi carico, chiamando in audizione CDP e verificando qual è l'obiettivo di Cassa Depositi e Prestiti. Sono d'accordo con Claudio, aggiungo che cosa si farà da qua al prossimo anno. Io sono ragionevolmente ottimista sull'approvazione appunto del progetto Fondo di Fondi, che deve essere solo un punto di partenza. Se nel Regno Unito siamo arrivati al Mansion House Compact, allora bisogna arrivarci anche in Italia. A mio avviso, quindi coinvolgere casse, fondi, pensioni nell'investimento dell'economia reale, considerato che l'Anchor Investor può essere appunto CDP tramite un suo fondo, quindi il RAF è molto accettabile, non c'è più il tema, c'è troppo rischio, no? Quindi questo è un punto, quindi bisogna lavorare sulla liquidità e poi anche nell'indirizzare i fondi in base alle politiche industriali, cioè le AI on hype va bene. Consideriamo però che in Italia di fondi pubblici ne stanziamo 1 miliardo, a breve ci sarà anche il consiglio di CDP Ventures che deciderà un po' la strategia. In Arabia Saudita, non sto parlando della Cina, dell'India o degli Stati Uniti, si parla di 40 miliardi. Quindi dobbiamo investire in maniera smart sulle filiere già forti di questo paese, come il biotech, come il manifatturiero avanzato, spesso. Tante società sono peraltro quotate su EGM di queste filiere. La cosa che mi rende un po' ottimista è che appunto sempre CDP Ventures comunque ha selezionato 7 filiere. Quindi significa che c'è una politica industriale dietro, ma bisogna fare di più. Chiarissimo, grazie a tutti. Sì, chiudiamo, vi ringrazio gli onorevoli che ci hanno ospitato, ringrazio Integre Sim e speriamo di vederci l'anno prossimo con qualche spiraglio magari più positivo. Grazie. Grazie.